Devo cominciare con ringraziare Maurizio Immelmann, non tanto e non solo per aver insistito, perché da vari anni, perché venisse a presentare qualcosa del genere. Cosa che chiaramente mi fa moltissimo piacere, ma devo ringraziarlo soprattutto perché mi ha messo in contatto con Massimiliano, che si è rivelato per questo progetto di edizione delle opere di Francesco Maurolico un collaboratore validissimo, anche se è arrivato solo da pochi mesi, ma, e di fatto questa cosa che oggi presentiamo è frutto appunto più del lavoro di Massimiliano che del mio. Si sente? Sì? Sì, ma non parlare verso di me, devi parlare verso di me. Sì, quello di cui parlerò brevissimamente, perché appunto poi la sostanza dell'intervento che vi presentiamo oggi è il secondo punto, l'edizione a stampa, cioè come pensiamo di realizzare l'edizione a stampa dell'opera di Maurolico, e fare una breve introduzione su quello che è questo progetto, eccetera. Allora, Francesco Maurolico, un matematico del Cinquecento, forse il più importante matematico del Cinquecento, non vi sto a dire, insomma, ha scritto qualcosa come 9.000 pagine. E, già da una decina d'anni fa un gruppo di studiosi ha deciso di tentare di fare un'edizione di queste 9.000 pagine. Questo era un problema abbastanza complicato, perché Maurolico aveva il vizio di riscrivere in continuazione quello che faceva, quindi prima di poter portare a termine questa edizione c'era una specie di paradosso: per fare l'edizione bisognava averla già fatta e quindi in qualche modo disporre già di tutti i testi, di tutta l'opera, per riuscire a costruire, diciamo, un'architettura di quest'opera, essendo estremamente intrecciata, perché per fare un esempio solo, il De Momentis Equalibus, un'opera in quattro libri di statica, diciamo così, è stata scritta nell'arco di 60 anni, quindi potete immaginare il tipo di correlazioni che poi ha con altre cose. Questo era un problema. Il secondo problema è che a questo progetto collaboravano una cinquantina di persone, hanno collaborato una cinquantina di persone con le qualifiche più varie, da filologi di chiara fama come Ottavio Besomi, per chissà chi è, a studenti che raccattavano i corridoi del Dipartimento di Matematica dicendogli: ti interessa fare una trascrizione di Maurolico? Così. Quindi avevamo bisogno quindi avevamo bisogno di uno strumento che fosse non l'edizione cartacea ma l'edizione elettronica, quindi una cosa modificabile via via, e avevamo bisogno di un linguaggio che permettesse di fare un linguaggio comune che permettesse di lavorare tutti insieme. Questo linguaggio comune per 10 anni fa, per ignoranza, per scelte, eccetera, fu deciso di sviluppare un pacchetto basato su LaTeX, quello che abbiamo chiamato MauroTeX. Perché facemmo questa scelta? Perché il LaTeX è una cosa che permette di stampare immediatamente, quindi una volta spiegato a collaboratori sparsi, e non solo, ma è, diciamo, molto diffuso, è diffuso in tutto il mondo, quindi diciamo collaboratori giapponesi potevano usare il LaTeX, ci sono davvero i collaboratori giapponesi, non me li sto inventando ora, potevano usare il LaTeX esattamente come lo usavamo qui in Italia o in Francia o in Svizzera. Per cui abbiamo realizzato questo linguaggio di codifica, un linguaggio che permettesse di gestire le varianti testuali. Per esempio, cos'è una variante testuale? Questo è un esempio: se avete una cosa di questo tipo, avete tre testimoni di un'opera, un testimone, fate conto, un manoscritto, una stampa, un manoscritto, una stampa. Il testimone A dice grazie, il testimone B dice Lazio, il testimone C dice Razio, ma lo dice l'inchiostro rosso, rubro a tramento.
questa maniera qui si codificava questa cosa. Poi avevamo bisogno di gestire un apparato delle fonti, quindi quando Maurolico dice per primam sexti, cosa vuol dire per primam sexti? Questo è il testo. Maurolico scrive erit per primam sexti ut triangulus eccetera, vuol dire per la prima del sesto libro di Euclide. Quindi dovevamo appiccicare a questa, questo brano di testo questa etichetta che permetteva di identificare univocamente questo testo. Tutto questo grazie al lavoro soprattutto di Paolo Mascellani, che è qui presente in sala, oltre che di un nostro collaboratore e amico Ken Saito, che è uno dei giapponesi che cui accennavo, ha portato alla costruzione di un sistema di questo tipo. Abbiamo un vari testimoni che producono un sorgente Maurotech basato su un sistema di macro tipo quello che avete visto, un preprocessore che trasforma questo sorgente in vari file, per esempio un file LaTeX attraverso un programma M2LV, un programma M2HV che trasforma in un file HTML, un programma M2RTF lo trasforma in un file RTF, credo non sia mai stato usato quest'ultima cosa, ma com'è? Neanche funziona. Sì. Dopodiché da qui si può andare avanti come si immagina. Ora, questo sistema che ha funzionato egregiamente fino adesso per l'edizione Maurolico, sottolineo il fino adesso perché c'è un problema di cui accennerò, che verrà fuori fra un attimo, su quello poi dell'edizione a stampa, però aveva ed ha dei difetti profondi. Il Maurotech, cioè questo sistema di macro che avevamo messo insieme, è stato pensato fin dall'inizio come un linguaggio di markup. Chiarirò questo concetto fra un attimo con un esempio. Cioè, quello a cui puntavamo era marcare la situazione semantica, cioè questa c'è una variante, questa parola è un nome, questa stringa è una data. Questo di marcare la situazione semantica del testo. Grazie a questo marcaggio si otteneva queste cose, si otteneva anche molto di più. Si otteneva la possibilità di, per esempio, poter confrontare cosa diceva il testimone A e cosa dice il testimone B, quali sono gli errori che hanno in comune, costruire quindi diciamo una specie di albero genealogico dei testimoni. E in effetti abbiamo sperimentato questo sistema su altre tradizioni testuali diverse da quella di Maurolico, in particolare i Ludi di Alberti o il Momus di Alberti, altre cose. Ed è un sistema che funziona, che permette effettivamente, che dà un ausilio piuttosto forte all'editore critico, non solo e non tanto sicuramente non nel preparare il testo per la stampa, ma nel costruire il testo, che è una cosa diversa dalle pagine stampate. Il testo è qualcosa che vive, qualcosa di immateriale in un certo senso. Dicevo, tutto questo sistema non funziona tanto bene essenzialmente per un motivo, che il LaTeX, su cui diciamo si era basato per i motivi storici che vi ho detto prima, non è un linguaggio di markup, è piuttosto un linguaggio di espansione di macro tanto è vero che all'inizio di questa nostra avventura usavamo direttamente il LaTeX per ottenere questi file LaTeX e così via, ma non funzionava. C'era tutta una serie di situazioni in cui esprimere in LaTeX la situazione che ci interessava era troppo complicato e troppo difficile. Questo ci ha portato a pensare a un sistema futuro di questo tipo. I vari testimoni di un'opera concorrono a formare un sorgente XML, di cui vi farò vedere come fra un secondo.
il sorgente XML attraverso dei fogli di stile viene trasformato in un file LaTeX, e dal file LaTeX a questo punto, utilizzando propriamente le potenzialità del LaTeX come linguaggio di formattazione, di preparazione per la stampa, si può ottenere un'edizione critica secondo i più rigorosi e stretti criteri di eleganza e di finezza che i filologi desiderano. Dicevo che questa cosa del markup è particolarmente importante perché se per Maurolico ha funzionato, diciamo, perché siamo arrivati quasi in fondo a questa avventura, infatti ci stiamo preoccupando della stampa ormai, no? Il problema era che le esigenze che hanno le edizioni critiche sono le più varie e le più strane, perché c'è Eronimo Leal, ricordavo un attimo fa il problema del greco, ma c'è il filologo romanzo che vuole le cose in un modo, c'è il filologo, perché no, arabista, che vuole le cose in arabo, e i filologi arabisti hanno convenzioni e usi diversi. C'è il problema dell'annotazione, dell'individuazione delle fonti, dei nomi, e tutto questo è assai difficilmente realizzabile all'interno di un unico sistema. C'è bisogno di pensare per il marcaggio di queste cose, utilizzare strumenti più potenti, più flessibili, come ontologie o cose di questo tipo. A questo scopo, ora, se funziona quello che è stato detto fin qui, si funziona, magnifico, abbiamo sempre all'interno di un progetto europeo, abbiamo messo in opera, stiamo mettendo in opera sempre, soprattutto grazie al lavoro di Paolo Mascellani e della sua cooperativa Elabor, questo sistema che almeno per ora si chiama Scriptorium. Qui vedete l'edizione di un testo di Maurolico, quello che vedete in blu sono le varianti che potete vedere nella finestra sotto, aut quedam sunt lo dice il testimone A, sunt quedam lo dice il testimone B, e così via. In questa maniera, con un sistema di interfaccia basato su un linguaggio XML, è possibile marcare tutte le situazioni interessanti. Per esempio, quando io vedo qui Iode Monteregio, che altro non è che Giovanni Regio Montano, posso andare qua, definirlo come nome, e qui mi si apre una ontologia, è un po' esagerato chiamarla così, è una semplice lista, ma potete immaginare delle complicazioni a piacere, e qui io individuo, se ce la faccio, Giovanni Regio Montano, eccolo qua, Regio Montanus, salva, chiudi, e io de Monteregio, ora vedete ha cambiato colore, è stato marcato fra i nomi. Ma questo, diciamo, è solo un aspetto appunto dell'importanza del markup, che il markup assume un'edizione critica. Se io voglio stabilire le relazioni che ci sono fra il testimone A e B, vedete che qui i vari tipi di varianti sono stati, quando sono stati immessi, non ve lo faccio vedere perché non è questo il momento, qui si parla di LaTeX e non di XML, sono stati in qualche modo classificati. Se voglio per esempio filtrare le varianti rispetto ai vari tipi che ho, voglio per esempio solo le omissioni, questo mi viene immediatamente fatto, e qui in questa finestra vedete ho solo le omissioni, e naturalmente il fatto, se uno lo analizza un attimo, si accorge subito che B omette quasi sempre dove A non omette. Questo significa essenzialmente che A è un testimone migliore di B e cose di questo tipo, e diciamo è uno strumento molto potente di ausilio per la costruzione del testo critico. E quindi da questo punto di vista il nostro progetto, diciamo, di filologia digitale ha completamente abbandonato il LaTeX, se non fosse per il problema poi dell'edizione a stampa, perché questo che vedete non è evidentemente una cosa che possa essere stampata, cioè poi certo che può essere stampata, però i filologi, cioè, ci sono criteri di eleganza, un know-how della filologia, dei criteri stabiliti nel tempo che devono essere rispettati, e questo, diciamo, è quello che abbiamo fatto Massimiliano negli ultimi mesi, a cui cedo volentieri la parola.
Allora, intanto ringrazio il professor Napolitani per l'attestazione di stima che credo dovrò continuare a meritarmi nei prossimi mesi nel corso del lavoro che seguirà. E passo a esporre la parte che più mi riguarda da vicino, che è stata quella dell'edizione a stampa vera e propria. Questo lavoro ha avuto naturalmente un risvolto, diciamo così, ordinario, che è quello di seguire le specifiche che ci sono state indicate dall'editore, in termini di font da utilizzare, di caratteristiche generali della pagina e di aspetto dell'apparato critico, che poi vedremo in seguito. C'è appunto, come diceva prima il professor Napolitani, anche un risvolto sperimentale, che è quello di definire quelle che saranno le nuove macro che poi andranno a finire dentro a questo nuovo sistema Maurotech nella parte, diciamo, che riguarda l'output di stampa. Dunque, quello che non abbiamo intenzione di fare è creare un nuovo pacchetto per edizioni critiche, perché ce ne sono già molti, molti, alcuni a disposizione su CTN per LaTeX, funzionano egregiamente, almeno per quanto riguarda l'EDMAC e EDNOTS. Bigfoot è ancora in fase sperimentale. Comunque, quello che volevamo invece, che vogliamo fare, perché ancora il lavoro chiaramente è in corso, è quello di avere un approccio, diciamo così, modulare, cioè avere un primo livello in cui vengono definite delle macro di carattere generale, le quali poi vengono implementate in una sorta di interfaccia verso uno di questi pacchetti di cui dicevo prima, l'EDMAC, EDNOTS e Bigfoot, con la possibilità per l'utente, semplicemente richiamando un'opzione a livello della classe, che chiameremo classe Maurolico per il momento, di utilizzare appunto i comandi di questi pacchetti. E poi, per ulteriori esigenze che dovessero essere particolari, specifiche a un particolare progetto, a una particolare edizione critica, la possibilità di configurare ancora questi comandi, magari in un terzo file, diciamo, di configurazione. Allora, intanto parlerò di quelle che erano le specifiche dell'editore e di come abbiamo cercato di risolvere i problemi. Innanzitutto le caratteristiche della pagina. Voi vedete qui sulla destra l'immagine della pagina, ci sono indicatori di taglio per indicare quella che è la dimensione reale effettiva della pagina. Tutto quello che riguarda le caratteristiche della pagina è stato implementato tramite il pacchetto Geometry, che permette di definire questi parametri in maniera molto semplice e intuitiva, mentre invece è già più complicato farlo con LaTeX Standard. Altra richiesta dell'editore era quella di avere nelle testatine l'indicazione del nome dell'opera all'esterno, quindi a sinistra sulla pagina pari, a destra sulla pagina dispari, mentre all'interno vanno i numeri di paragrafo che appaiono sulla pagina stessa. Inoltre il titolo dell'opera deve essere in maiuscoletto spaziato. Come sono state realizzate poi in pratica queste specifiche? Abbiamo utilizzato il pacchetto Fancy Header per quanto riguarda le testatine e via di pagina. Abbiamo dovuto utilizzare il pacchetto Extra Marks perché ci serve di marcare tre oggetti, cioè il numero di paragrafo iniziale, il numero di paragrafo finale e il nome dell'opera. E poi per quanto riguarda il maiuscoletto spaziato, in un primo tempo avevamo pensato di utilizzare il pacchetto SOL, che però dà dei problemi, e ci è sembrato più opportuno invece utilizzare, una volta definita chiaramente quella che era la spaziatura da dare al font, un font virtuale. Poi di font virtuali parleremo in seguito. Allora, i caratteri che ci richiedeva l'editore erano per il corpo del testo un Dante Monotype per il sans serif e il Ghilzan invece, scusate, per il serif, e il Ghilzan invece per il sans serif, quindi per i font senza grazie. Il Dante Monotype è diciamo, un revival di un font, una ripresa di un font rinascimentale, il Bembo, mentre il Ghil è un font più moderno. E tra l'altro, per armonizzarli entrambi, abbiamo dovuto scalare il Ghil, diminuire le dimensioni in modo che si potesse armonizzare al Dante. Per il testo greco è stato utilizzato l'Odissea e
E per il test matematico abbiamo deciso di utilizzare, sempre per questioni estetiche e di avere una omogeneità sulla pagina, il Dante per quanto riguardava l'alfabeto latino, l'Odissea per quanto riguardava le lettere dell'alfabeto greco e per i simboli che non erano compresi in nessuna di queste due fonti, i simboli matematici, il Mat Garamond. Perché il Mat Garamond? Perché il Mat Garamond è stato pensato appunto per accompagnare un Garamond, il Garamond è un font rinascimentale e ci sembrava quindi che potesse andare bene con il Dante, che è la ripresa di un font rinascimentale. Come sono stati installati i font? Abbiamo utilizzato FontInst, è un programma molto potente e flessibile, il cui scopo è quello di creare dei font virtuali. E vediamo adesso a cosa serve un font virtuale. Un font virtuale è praticamente un file che dà delle istruzioni a PDF Tech o il driver DVI, al programma cioè che va a stampare effettivamente l'output, dà indicazioni su quali caratteri tracciare effettivamente. Allora, che tipo di indicazioni dà? Intanto è possibile cambiare la codifica di un font, quindi l'ordine in cui appaiono i caratteri all'interno del font. Per esempio Dante e Gil San sono dei font type 1, quindi con codifica Adobe Standard, mentre a noi serviva una codifica standard LaTeX, TechBase. E quindi abbiamo cambiato la codifica tramite font virtuale. Inoltre è possibile operare delle trasformazioni sulla forma del font, possibile scalarlo come è successo nel caso del Gil San, che doveva essere ridotto al 90% delle dimensioni originarie per armonizzarsi bene con il Dante. Si può inclinare un font, in questo caso a noi non è servito, o si può anche spaziare un font, e questo è quello che ci è tornato molto utile per avere il maiuscoletto spaziato delle intestazioni. Infine è possibile combinare insieme caratteri che provengono da font reali differenti, e questa è l'operazione che abbiamo utilizzato per avere il font composito matematico, andando a prendere dei caratteri dal Dante, altri dall'Odissea e altri dal Mat Garamond. Vediamo quali erano le richieste invece per l'apparato critico. Dunque, l'apparato critico doveva essere su tre livelli. Un primo livello contiene le varianti testuali e è dato per riga, per numero di riga. Un secondo livello contiene invece le fonti e le citazioni a cui si riferisce il testo dell'opera, e questa è data invece per paragrafo, quindi viene indicato il numero di paragrafo in cui appare. E infine il terzo apparato contiene le note editoriali, e questo non aveva particolari problemi perché è un apparato dato per esponente. Dunque, vediamo come abbiamo implementato poi in pratica queste macro che andranno a far parte appunto della classe Maurolico, o comunque del sistema che si occuperà della stampa, dell'uscita, dell'output di stampa. Allora, noi partivamo da una codifica Maurtec, che è quella che vedete in alto, la macro WW è stata già spiegata dal professor Napolitani. Questo codice viene tradotto automaticamente nel codice susseguente, che è in LaTeX, dal foglio di stile, dall'XSLT. In che maniera viene tradotto? Abbiamo una prima macro che si chiama testo critico, che prende due argomenti, il primo contiene il lemma e il secondo contiene invece le varianti. All'interno di questo secondo argomento è possibile utilizzare la macro variante, che marca ogni singola variante. Questo prende tre argomenti, due obbligatori: il primo obbligatorio è la sigla del testimone e il secondo è invece il contenuto della variante, e il terzo argomento, che è obbligatorio, contiene invece le varie descrizioni che possono essere aggiunte a questa variante. Dunque, qui abbiamo un primo accenno a quello che era l'approccio modulare per quanto riguarda la macro testo critico.
come si svolge questo approccio modulare? Allora, noi abbiamo una prima definizione del macro testo critico all'interno della classe Maurolico. Chiaramente questa è una definizione molto generale e non fa altro che stampare il lemma, non produce nessuna nota. Perché? Perché poi le note dovranno essere prodotte tramite uno dei pacchetti per edizioni critiche già esistenti. Nel nostro caso si tratta di LEDMAC, quindi nel file che contiene l'interfaccia verso LEDMAC troveremo la definizione reale della macro, che è fatta in questo caso in termini di macro di LEDMAC. Non solo, noi avevamo bisogno di avere una modifica al comportamento default di LEDMAC, non volevamo che venisse stampato il lemma, e di conseguenza abbiamo bisogno di inserire ancora del codice che andrà in un file di configurazione usato specificamente per questa edizione e in cui viene ridefinito il formato della nota. Lo stesso possiamo dire della macro variante, in questo caso abbiamo solo due livelli, nel primo livello come al solito la macro non fa niente, nel secondo livello invece viene definita in modo da darci l'output che vogliamo. Un discorso simile vale anche per l'apparato critico delle fonti. Stesso discorso di traduzione da codice in codifica Maurotec a codice invece nel nuovo LaTeX, diciamo così. E anche qui la macro citazione viene definita su tre livelli. Il primo livello non fa praticamente niente, stampa solo il testo a cui si riferisce la citazione. Sul secondo livello viene utilizzato il comando LEDMAC per fargli stampare la nota. E nel terzo livello, che sta nel file di configurazione, vengono date quelle che sono le modifiche specifiche all'edizione. Infine, il terzo livello di note non presentava particolari problemi. È una nota per esponente, nella classe è definita come un comando che non fa niente, nell'interfaccia verso LEDMAC invece viene resa equivalente a footnote A, che è il primo livello delle note con esponente. Siamo giunti alle conclusioni. Allora, gli obiettivi raggiunti fino a questo momento sono stati rispetto alle specifiche dell'editore per quanto riguarda l'edizione a stampa, la definizione di macro per gestire l'apparato critico a livello, diciamo così, generale, e lo sviluppo di un'interfaccia per LEDMAC. Comunque il lavoro è ancora in corso, ci sono molte cose da fare. Tra gli sviluppi futuri che avremo in seguito c'è sicuramente la modularizzazione del pacchetto, perché io ho parlato di moduli ma fino adesso tutto quanto sta in un unico file, e naturalmente in seguito anche lo sviluppo di interfacce per gli altri pacchetti che esistono per edizioni critiche come EdNotes e Bigfoot. Benissimo, io ho concluso, ringrazio tutti quanti per l'attenzione, se ci sono domande per me o per il professor. Abbiamo sforato un pochino, ma proprio a causa di questo pregherei di fare subito le domande senza pensarci troppo a lungo. Prego. Questo si sente? Si sente? Allora, io volevo sapere, si è detto praticamente all'inizio della vostra esposizione che il manoscritto B omette molte cose che invece il manoscritto A non omette, no? Allora, è proprio qui che c'è bisogno, nelle edizioni critiche, dell'ambito di decisione di quello che fa l'edizione critica, no? Cioè, non è che si può automatizzare tutto il processo del testo per stabilire quello che l'editore ritiene il testo più prossimo all'originale. Non so, si sente bene? Sì, sì. Allora, c'è un momento in cui l'editore del testo deve decidere qual è la lezione più prossima all'originale. Questo non lo può fare un programma. E questo, per esempio, ho adesso nella memoria il fallimento di un programma che prima esisteva e diceva che poteva fare tutta la collazione dei manoscritti, che si chiamava Collate, no? Che è fallito proprio perché faceva automaticamente
lui, secondo le regole interne del programma, la collazione di tutti i manoscritti, e decideva arbitrariamente qual era la lezione più prossima all'originale, no? Allora nessun ricercatore impiegava più quel programma, perché era impossibile cambiare le decisioni stabilite dal programmatore, no? Allora, lì dove è la decisione dell'editore, in primo luogo? Sono completamente d'accordo con quello che dici, anzi, una dei principi del lavoro su cui siamo basati è esattamente quello che dici tu. Quando io faccio vedere questo, è semplicemente per il fatto, questa che vedete qui è, come si fa a tornare qua, immagino? È la collazione completa di questi due manoscritti. Questa è un'edizione reale, non è un esempio, è il testo di algebra di Maurolico. C'ha due manoscritti soli, per nostra fortuna. Qui c'è la collazione completa. Come tu sai benissimo, come forse gli altri non sanno, o hanno un'idea più vaga, quando uno ha la collazione, dopo deve decidere qual è il testo che pensa che. L'editore critico pensa di offrire alla comunità scientifica, e ovviamente c'è una serie di valutazioni da fare. Per esempio, in questo è chiaro che con due manoscritti la cosa è abbastanza ovvia, eccetera. Se però i manoscritti invece di due sono 25, la cosa comincia a diventare difficile costruire questo testo critico, costruire le dipendenze. E anche è lecito fare un'edizione diplomatica, no? Certo. Cioè, scegliere uno dei due manoscritti, sì, e poi mettere nell'apparato critico tutte le varianti dell'altro. Esattamente. No? Però io volevo, il nostro sistema non prende nessuna posizione filologica precostituita, semplicemente offre degli strumenti per fare questo lavoro. Per appunto, voglio sapere quanto omette B rispetto a A, sono due manoscritti autografi, e posso filtrare la collazione rispetto alle omissioni, quello che ho fatto prima, e qui vedo che B omette quasi sempre e A invece ha cose in più. I due manoscritti non sono datati, ma il fatto che A aggiunga in continuazione, che è al contrario dell'omissione, lascia pensare che A sia una copia corretta, ma questo è un lavoro che fa l'editore nella sua testa, prende una decisione, lavora ancora con questi strumenti che Scriptorium gli fornisce, costruisce l'edizione critica. Cioè, questo è il primo livello, questo qui è la collazione, a questo punto si lavora qui sopra per stabilire il testo. Ma non c'è nessun automatismo. Una cosa che abbiamo in progetto è di fornire dei programmi che dicano: ma forse è così, ma l'editore resta sempre comunque libero di decidere lui qual è il testo che vuole dare. E tecnicamente come si fa quello? Dico, con Maurotex, non con l'EDMAC? Dunque, con Scriptorium si fa, per esempio, se voglio fare una variante qui su proporzione, si fa così, illumino, evidenzio proporzione, vado su tradizione, no. Qual è deve essere il testo stampabile? Sì. Sì. In Scriptorium non è disponibile. Questa è una funzione. Scriptorium per ora permette solo la collazione. Nel Maurotech, semplicemente nella cosa che si ha a primo campo, vai te a sapere, dov'è, forse, come si fa andare a pagina? L'edizione a stampa. L'introduzione. Ecco, in questa cosa qui, quello che viene messo a testo è quello che si trova nel primo sottocampo della macro VV. Uno può scegliere, se uno decide che il testo critico deve essere Lazio e non Grazia, o Razio, come è più probabile, lo mette nel primo posto, okay, semplicemente. Sì. Era questo. Sì. Poi, Per il sistema Scriptorium è una funzione, cioè è un sistema ancora largamente sperimentale, okay, anche se siamo un pezzetto avanti, però siamo un pezzo avanti soprattutto sulla collazione, non ancora nella costruzione del testo. Un'altra cosa volevo sapere: come fate a
mantenere la compatibilità tra le diverse versioni di LEDMAC, perché tra una e l'altra ci sono incompatibilità. Attenzione, questo è pericoloso, eh? Tra una e l'altra versione di LEDMAC, cioè tra quelle precedenti e quella corrente, ma semplicemente noi siamo basati su quella corrente. Questo, non ci siamo ancora posti questo tipo di problema di compatibilità, anche perché noi stampiamo effettivamente con questa versione LEDMAC. Se in seguito ci saranno dei cambi che rendono incompatibile, sarà necessario l'intervento, cioè non, questo purtroppo non credo che sia evitabile. Io ho avuto un problema più o meno un anno fa, che ho aggiornato tutta la mia distribuzione al TextLife 2005, e lì il pacchetto LEDMAC era diverso da quello precedente. Allora ho dovuto cambiare molte delle mie indicazioni sul testo sorgente per poter compilare, se no non compilava, no? E penso che LEDMAC continuerà a svilupparsi, no? Sì, questo ancora, sicuramente. Ancora peggio succede con gli altri pacchetti. Credo però no? che sia abbastanza stabile LEDMAC. Non so se viene sviluppato in maniera così radicale da dare ancora problemi di compatibilità a partire da ora per il futuro. No, fate attenzione. Spero, perché sì, lo so, ma credo che sia un problema difficilmente evitabile, questo in generale. E ci sarà bisogno di intervenire se questo succede, purtroppo. Non credo che ci siano possibilità differenti. Questo poi è con EdNotes ancora peggio, perché quello si è... Sì, EdNotes è in fase di attivo sviluppo, ed è per questo che noi abbiamo scelto LEDMAC per il momento come pacchetto che ci dà più affidabilità in quanto a stabilità. Ecco, perché magari alcune cose potevano essere anche implementate meglio attraverso EdNotes, però il fatto che è in fase continua di sviluppo ci pone a questo tipo di problemi. Per cui abbiamo preferito utilizzare LEDMAC. Grazie. Prego. Bene. Se non ci sono altre domande, posso aggiungere una cosa veloce? Rapidissimo, perché siamo in molto ritardo. Quello volevo aggiungere è una cosa che mi veniva in mente sentendo parlare prima Leal. Cioè, io ritengo che questa cosa delle edizioni critiche, che sembra una cosa assolutamente di nicchia, no? Secondo me non è di nicchia. Cioè, se uno riesce a gestire un testo critico attraverso un markup, cioè a distinguere la semantica del testo da come il testo viene poi presentato, può passare a una concezione del testo molto più evoluta rispetto a quella che normalmente abbiamo. Nel senso che un testo è, comunque sia che sia un'edizione critica, sia una cosa di matematica, sia qualunque cosa, è comunque un oggetto molto complesso, è un oggetto a molte dimensioni. Quello che noi vediamo è sempre solo una proiezione di questo oggetto multidimensionale. E questo risponde un po' anche a quello che dicevi tu prima. Alla fine a me l'EDMAC, domani l'EDMAC non funziona più, c'è una cosa migliore. Quello che mi interessa è per proiettarlo in quest'altro modo. La cosa importante è aver marcato quello che volevo dire, che l'informazione sia codificata. In questa maniera non è una cosa... Se si pensa al problema delle edizioni critiche in questo modo, non è una cosa di nicchia. Grazie. Solo una cosa per 10 secondi. LEDMAC si è cambiato solo in 4 mesi fra 2004 dicembre e 2005 marzo. E dopo niente. Basta. Bene, allora ringraziamo i nostri due autori. E andiamo al podio la dottoressa Roberta Tucci, che ci parlerà di un pacchetto LaTeX per l'edizione critica di un'opera matematica. Dottoressa, mi spiace che i precedenti autori li hanno portato via un po' più di tempo, ma adesso lei sarà rapidissima. Grazie.